Andrei a vivere in un'altra città americana e se non fossi qui a New York? Questa è una domanda che ogni newyorkese si fa e vi posso garantire che se la fa, perché quando vivi a New York, comunque con i prezzi alti che ci sono, a un certo punto della tua vita ti chiedi: ma ne vale veramente la pena stare qui? O potrei andare in qualche altro posto? Partiamo dalla ragione per cui in genere la comunità internazionale, soprattutto, più che gli americani stessi, amano venire a New York. La verità è che New York non solo è una città molto mitizzata grazie al cinema, è una città ricca, concentra la maggior parte dei milionari e dei bilionari di New York, quindi è un'economia molto dinamica, molto vivace, ci sono tante opportunità di lavoro. Poi è una città che si può girare a piedi, e credetemi, non esiste nessuna città in America come New York che si può girare veramente a piedi senza avere un'auto. I newyorkesi non hanno auto, non le hanno, è molto difficile, quelli che vivono a Manhattan. Quindi è una città che può girare a piedi, che è per sua natura un capolavoro multietnico. Quindi cosa vuol dire? Che qui riesce a trovare tutte le cucine del mondo, tutti i prodotti del mondo. Io quando dicono, quando penso di trasferirmi in un'altra città americana, il problema è che sarebbero troppe le rinunce. Cioè, io stando a New York ho accesso ai migliori ristoranti italiani degli Stati Uniti. Se andassi a vivere a Detroit sarebbe impossibile. Se andassi a vivere ad Atlanta, se andassi a vivere a Seattle, la mia italianità ne verrebbe comunque inevitabilmente compromessa. Qui invece c'hai tanti prodotti italiani, tanti ristoranti italiani. Insomma, io considero New York anche, come dire, una parte dell'Italia. Io odio, detesto la macchina, detesto utilizzare la macchina. Ritengo che usare la macchina sia causa di stress per le persone, ti faccia veramente perdere i capelli. New York è la città perfetta per uno che non vuole utilizzare la macchina, perché la maggior parte del tempo io sto a piedi. E questa cosa non viene spesso valutata. Se andassi a Los Angeles, che è pure una bella città, dovrei stare incastrato in macchina per ore ogni giorno. La stessa Miami è una città dove non ti muovi senza macchina, non c'è vita senza macchina, non è che c'è una fitta rete di metropolitane. Quindi io ragiono sul fatto, è vero ragazzi, che io a New York molto probabilmente spendo tanto di affitto, però spendo zero di auto, spendo pochissimo per locomozione, mi posso muovere liberamente, ho tutto a portata di mano, fondamentalmente ho tutti i prodotti italiani che voglio e che cerco, oltre ad una comunità comunque di italiani importante, perché New York è piena di italiani in tutti i settori dell'economia. Quindi io dico sempre, io sto a New York e New York è in America, ma la mia New York è molto a misura d'uomo rispetto a quello che uno possa immaginare. Cioè, la paradossale bellezza di questa catastrofe che Le Corbusier chiamava catastrofe verticale, la straordinaria bellezza di New York è che è una città semplice, una città veramente a misura d'uomo, dove puoi camminare, arrivi ovunque in pochi passi, dove puoi prendere la metro H24 nonostante ci siano dei problemi, poi ci arriveremo. Ogni tanto poi quindi io ho difficoltà a lasciare New York, perché in qualsiasi altra città americana andassi, da Chicago a Miami per parlare di questa costa, a Los Angeles o a San Francisco, ho la sensazione che vivrei peggio. Forse se dovessi andarmene, l'unica città che un pochino mi attirerebbe è Miami. Miami è una città comunque bella, mi trovo bene ogni volta che vado, non è New York chiaramente, nel senso che è una città molto diversa anche come tipo di persone che ci vivono, e sicuramente Miami è perfetta se siete tipi da spiaggia, da oceano e vi piace quel clima là, però è chiaramente non è paragonabile a New York come diciamo come potere, insomma, che ha di condizionare l'immaginario delle persone. Se voi dite che andate a vivere a New York è un conto, se dite vado a vivere a Miami, la gente ok, è a Miami, ma più di tanto non è che
rimane così, diciamo, colpita. Perché? Perché New York è il brand di se stessa, è il più grande brand cittadino mai esistito, non c'è nessun brand così forte, così potente, nonostante non c'è, forse Parigi può essere un brand cittadino così forte, altrimenti non esiste, nonostante quello che si dica, perché poi se voi andate a vedere online ci sono tanti che ne parlano abbastanza male di New York, ed in parte diciamo anche a ragione. Io sono il primo che critica davvero un newyorkese quale sono, perché sono 13 anni che ci vive. Io sono una persona che si lamenta costantemente di questa città, ci sono tante cose che non mi piacciono, che mi danno fastidio, ma come succederebbe a un milanese che vive a Milano e si lamenta di Milano? Se vivesse a Salerno mi lamenterei di Salerno. Si parla spesso poi del fatto che New York, ogni tanto ho visto anche su YouTube qualche video, c'è la fuga, la grande fuga da New York. Ragazzi, non c'è una grande, la grande fuga significa che New York si spopola, questo è una grande fuga. Ci sono delle dinamiche demografiche della città che io ritengo positive, e cioè, visto che la città è super affollata, soprattutto Manhattan è uno sputo di terra verticale, visto che i prezzi, soprattutto degli appartamenti, sono alti, molte persone se ne va a vivere in altre parti, magari facendo pendolarismo verso New York. Saranno numeri, sono numeri, diciamo, che secondo me fanno bene, non c'è una fuga, ma è secondo me una fisiologica, un fisiologico riassestamento di questa città. Se ci fosse una fuga io ne sarei felice, perché gli affitti, io sono uno di quelli che dice vi prego non venite a New York, andatevene, non è perché se la gente se ne va da New York, la città c'è meno gente, si vive meglio, e magari anche l'affitto di casa, quando vado a fare il rinnovo del contratto mi dice ah sai che c'è, l'anno prossimo paghi di meno, perché insomma la gente se ne va da New York, non sappiamo come riempire le case. Invece no, purtroppo in questa città dopo il Covid comunque si è riempita di nuovo, c'è tanta gente nuova che arriva nell'edificio, perché io poi penso che al di là dei numeri che uno legge, che vanno contestualizzati, perché se non li contestualizzi fai un'operazione solo ideologica per sostenere le tue idee, al di là dei numeri che vanno contestualizzati, uno secondo me deve vedere proprio la sua esperienza personale. E io camminando per le strade di New York, vedendo quanta gente c'è nel palazzo dove vivo, dove nonostante gli affitti siano di 4, 5, 6.000, 7.000 dollari al mese, ragazzi, un palazzo con 500 abitanti ci saranno 2 o 3 disponibili. E in ascensore trovo sempre il caos per salire. Cioè non c'è questa fuga catastrofica da New York che spesso si racconta anche per motivazioni politiche, sono gli stessi repubblicani, no? Che per dimostrare insomma che i democratici non governano bene tendono quasi sempre a parlare male di New York, proprio per dimostrare che magari, vedete, quando governano i democratici si vive male, vedete a New York la gente fugge, se ne va. No, purtroppo la fuga non c'è, c'è un ricambio continuo, un assestamento demografico. A New York, tra l'altro, c'è, andate a leggere gli articoli, oltre a esserci, ovviamente, è la capitale della finanza, cosa che non sarà mai Miami, neanche in 1000 anni, non sarà mai Los Angeles. Miami, diciamo, è diventata una città importante nella scena musicale, ha fatto veramente tanto. Los Angeles sicuramente è una città importante per quello che riguarda il cinema e l'intrattenimento, San Francisco per quanto riguarda la rivoluzione informatica, insomma, sono tutte città molto molto importanti, devo dire, però ovviamente New York è la città della finanza, e questa cosa chiaramente è importante, perché la finanza è quello che poi muove tutto, è inutile che ce lo neghiamo, la finanza è al centro del mondo, ecco, senza la finanza non si muove nulla. Quindi al di là quello che uno possa pensare, chiaramente New York continua ad essere il grande brand di se stesso, la città che uno sogna, che non solo dal punto di vista turistico vuole visitare, che è una cosa giustissima, ma in cui uno magari si immagina vado e cambio la mia vita. Non c'è nessuna città che abbia avuto questo significato proprio nella storia dell'umanità. Cioè già il solo fatto
perché nel suo nome ci sta la parola New, Nuova York. È qualcosa, un potente messaggio. Ecco, New York è forte per il messaggio. Poi parliamo dei problemi, e sono tanti, vi dico, ve li posso elencare tutti, perché se seguite me su Instagram, io sono uno che si lamenta costantemente di New York per alcuni problemi. Lasciamo da parte un attimo gli affitti cari. È chiaro che gli affitti sono cari, se te la puoi permettere bene, se no non ci vieni e vai altrove. Allora, ci sono problemi, chiaramente, anche se la criminalità è diminuita, diciamo, negli ultimi mesi, in genere si può dire che il vero problema di New York è che dopo la pandemia, comunque, c'è stato, come in quasi tutte le città, c'è stato, diciamo, un degrado. È inutile negarselo. E da questo degrado New York si sta lentamente risalendo. Però, se posso dirvi che in questa città, in questo momento, io ho proprio paura, no. Però in effetti io ho vissuto a Caracas, ragazzi. A Caracas io sapevo cos'era, io ho vissuto 4 anni a Caracas. Io a Caracas avevo paura di camminare per strada. Non sarei mai andato con un orologio importante per le strade, diciamo, di Caracas. Ti potevano rapinare ad ogni angolo, a New York non ti rapinano. Quindi non hai paura che ti rubano il portafoglio, o che ti fregano il cellulare, o che ti puntano una pistola e ti chiedono di andare al banco, ma te ritrovare nessuno. Io che ho vissuto in una città della paura, appunto Caracas, so cos'è una città ostile. Però c'è il problema, secondo me irrisoluto, di tanta gente malata di mente che può creare problemi alle persone che vivono in città. Io stesso sono stato aggredito da uno che fondamentalmente era sotto effetti delle droghe, e succede che qualche pazzo ti getta sotto la metropolitana, e quindi questa cosa è un problema, è un grosso problema, ovviamente di New York, che è una città, che è una metropoli di 8 milioni di persone, qualcosa in più, qualcosa in meno, e che quindi non puoi pensare che sia Monte Carlo. Cioè, tu devi mettere in conto, se vieni a New York, che c'è un minimo di complessità, no? Urbana e metropolitana, dovuta alla natura stessa di una metropoli. Probabilmente, se non volete queste problematiche, anche perché New York è stata sempre così, negli anni 70 è un disastro, negli anni 80 è un disastro, poi con Giuliani si è recuperata, poi è andata bene, diciamo, anche con Bloomberg, poi con De Blasio è iniziata a crollare un po', col nuovo sindaco Adams le cose vanno così e così. Insomma, New York ha anche questi alti e bassi, però è chiaro che non è, cioè, una città complessa, lo devi mettere in conto. Se non vuoi la complessità di New York, te ne vai, veramente te ne devi andare a Dubai. Per carità, è un problema di tutte le città. Miami, ci sono continuamente sparatorie, quando c'è lo spring break arrivano veramente tantissime persone che devono fare il coprifuoco. La Florida si sa che è una delle popolazioni più armate, la California ha un numero di senza tetto che non può essere paragonata a nessun'altra città al mondo. Quindi anche lì hanno i loro problemi. Andate a Filadelfia e trovate gli zombie che camminano per strada. Qua se ne vedono ancora molto pochi rispetto ad altre città. Cioè, ogni grande città americana ha una sua complessità, ha delle sue problematiche. Secondo me la problematica principale di New York è appunto le persone che hanno perso la testa e stanno tra metro, città, e che possono essere aggressive. Poi, a parte questo problema di sicurezza, io vi dico che a New York puoi tranquillamente girare con un Rolex senza problemi, nessuno te lo frega. Insomma, è una città in cui fondamentalmente non hai paura di essere derubato per strada. È una città dove ovviamente è difficile, ecco, essere aggredito, tranne nei casi di queste persone che hanno problemi mentali e che lo fanno. Poi ci sono tantissime notizie. Ho visto ieri la notizia di una che era stata quasi sequestrata, no? Mentre era nel Queens, nel suo come si chiama? Nel suo appartamento. È una città di 8 milioni di persone in cui molti sono fuori di testa. Voi notizie di cronaca allarmanti la troverete sempre.
Comunque voglio tornare al punto principale da cui sono partito. Se io cambierei città e andrei a vivere altrove, in America no, ragazzi. Cioè, in America non ha senso. In Europa sì, ci sono tante città che mi possono piacere, perché le città europee hanno una vivibilità, secondo me, diversa. Però le città americane, in cui tutto si basa sull'automobile, a me non piacciono, perché non amo guidare. Tra le città, diciamo, se mi dicessero tu purtroppo non puoi rimanere a New York, devi andare in un'altra città, probabilmente sceglierei Miami. Sceglierei Miami perché sinceramente mi sono trovato bene, ho diversi amici. Probabilmente non starei neanche a Brickell, andrei proprio a South Beach. C'è il mare, ci sono ritmi di vita molto tranquilli, almeno la zona di South Beach, no? Parlando della Florida, non andrei altrove, non andrei a Naples, non andrei a Tampa, perché, ripeto, fa parte di quell'America in cui tu non riesci ad adeguarti perfettamente. Per quale motivo? Perché è molto americana. Invece Miami ha questo spazio di internazionalità. Il clima di Miami non è il massimo, fa molto caldo, ci sono continue piogge d'estate, d'inverno si sta meglio, devo dire, anche se è sempre molto variabile, però diciamo una città piacevole. Io poi considero anche, insomma, io ho tanti amici che sono là, quindi io ci parlo. Ho un amico che lavora là in un bar, lui prima lavorava a New York, quando parlo con lui, lui dice che non tornerebbe mai a vivere a New York, perché a Miami ha trovato la sua dimensione, sia economica che come amicizie, che come clima, che come città. E questa penso sia una delle belle cose, quindi dovremmo arrivare alla conclusione che ognuno di noi ha probabilmente una città a cui è legato, cioè una città che esprime la sua natura. Chi ama le stagioni, chi ama l'inverno, la pioggia, la neve, ma anche l'estate, chi ama le quattro stagioni si troverà più a casa qui a New York. Chi invece non le ama magari potrebbe andare in Florida e trovarsi meglio. Però insomma, io personalmente, ecco, non ho mai avuto tanto il desiderio di andare via da New York, anche se a volte, come ogni newyorkese, io quasi ogni giorno mi dico dai, me ne vado via da questa città. Io non ho mai avuto questa voglia di andarmene via, però ogni tanto mi manca, diciamo, più l'Europa. Cioè penso, chissà come sarebbe, no? Adesso che bene o male, non è che, cioè, per vivere in Europa adesso, ragazzi, facciamo finta che tu vuoi vivere, che ne so, in una città a sud della Francia, no? Ma con 3.000 euro te la cavi. Con 3.000 euro te la cavi a vivere a sud della Francia, a fare una vita normale, no? Tu da solo, anche in coppia, 4-5.000 euro te la cavi. E qua a New York con 6.000 euro ci paghi l'affitto di una casa di 90 metri quadri. Quindi è chiaro che a volte pensi, caspita, cioè, vivrei sicuramente molto meglio in Europa, senza dover lavorare in Europa, mantenendo come fanno tanti, perché io poi ho molti amici che hanno l'azienda in America, lavorano con gli americani, ma se ne sono andati a vivere tutti in Europa. Tra cui un mio caro amico che sta nelle Marche a vivere, guadagna un sacco di soldi, qui a New York, con i soldi che guadagnava, insomma, riusciva a viverci. E invece, stando nelle Marche, adesso guadagna gli stessi soldi, ma se li mette tutti da parte e quindi sta benissimo. Quindi sì, ogni tanto penso, quasi ogni giorno, dico, soprattutto pensate, viene una giornata di freddo, piovosa come questa, pensi, ma che ci sta a fare, mo quasi quasi me ne vado, me ne torno a vivere in Italia. È normale. Poi dopo 13, ecco, io non considero andarsene da New York una sconfitta, ci può stare. Io ci ho vissuto 13 anni. Se tra un paio d'anni dicessi, sai che c'è, ho fatto 15 anni a New York, ho ottenuto quello che dovevo ottenere, adesso sono stanco della metropoli, perché la metropoli comunque, credo si voglia o no, è bella, ma implica inevitabilmente un surplus anche di stress, no? Dovuto al fatto che comunque è iperaffollata. Dopo 15 anni io dico, me ne voglio andare, mi sono stancato di New York, voglio provare un'altra esperienza, voglio andare in un altro posto, provare un altro tipo di vita.
anche se poi più passa il tempo più diventa difficile spostarsi, perché l'uomo tende poi a legarsi ai luoghi, no? E dice, però sto qua, c'è casa mia, le mie cose, le mie abitudini. Però io non lo escludo, insomma, ormai io non ho mai visto, guardate, vi racconto una cosa, io non sono venuto a New York perché mi ero innamorato di questa città. Io sono venuto a New York perché in Italia non avevo un cacchio da fare, non riuscivo a realizzarmi. E invece ero stato a New York durante il dottorato, mi ero reso conto che qui l'economia era dinamica, c'erano sempre opportunità, la gente ti dava fiducia. Ah, sto vedendo. Questo ha chiuso, eh? Ragazzi, questo è un bel bar, pigliatevelo. Questa è un'ottima posizione. Pigliatelo perché è fantastico, secondo me. Qua vi trovate a Times Square. No, è fantastico. Questo lo vedevo sempre pieno, chissà perché ha chiuso. Più giù c'è l'antico vinaio. Dovrebbe essere anche abbastanza grande. Sì, me lo ricordo. Sì, pure troppo grande forse, eh sì. Pensate, arriva fin là. Ma qua chissà quanto vuole di affitto per aprire un classico pub. Purtroppo gli affitti ti fregano. Vabbè, comunque ho detto, poi, cioè, non è che io sono del parere che uno debba necessariamente stare in un luogo tutta la vita, può anche cambiare. Quando vieni a New York non ero innamorato di New York, poi qua pian piano ho fatto la mia vita, sono cresciuto. Io ho vissuto anche a Caracas, quindi insomma con queste grandi città me la so cavare. Però ritornando all'inizio, quindi a quello che vi ho detto all'inizio, il mito di New York non morirà. Non morirà oggi, non è morto durante l'11 settembre, non è morto negli anni 70 quando la città era in bancarotta. Non è morto perché il mondo di per sé ha bisogno di un posto. Cioè abbiamo bisogno dell'esistenza di New York, perché New York è la città più importante del mondo, perché ancora adesso è la capitale finanziaria, perché in un modo o nell'altro è la capitale, diciamo, è la città dove è stato sono state ambientate gran parte delle cose cinematografiche, insomma. Però sì, ragazzi, quello che vi voglio dire è proprio questo, che New York è un brand troppo forte per essere scalzato. Però è chiaro che non tutti, io dico una cosa, non tutti se lo possono permettere, cioè non tutti hanno la forza mentale, fisica, psicologica per stare a New York, non tutti. Altre città oggettivamente sono più facili, ma la stessa Miami per me è più facile, perché poi se tu consideri che il problema più grande è il costo dell'affitto, perché se paghi un sacco d'affitto e poi stai in una casa orrenda, è chiaro che la qualità della tua vita diminuisce. Io ogni volta che vado a Miami vedo queste case stupende a Brickell, mi dicono quanto costano l'affitto e penso, madonna mia, potrei tranquillamente vivere qua anche io, stare bene. Però insomma il brand New York è forte, non morirà, nessuno sta fuggendo da questa città, c'è un normale riassestamento e comunque insomma è positivo. Cioè il fatto, se la gente continua ad affollare New York, ma gli spazi quelli sono, io dico, se siete intelligenti fate questo ragionamento: New York, Manhattan è ipercostruita, cioè non è che puoi costruire più di tanto, e comunque quando costruiscono solo edifici di lusso, costruiscono più case popolari. E infatti gli straricchi continuano a investire a Manhattan, molti degli edifici di lusso sono anche vuoti perché sono milionari che comprano appartamenti e non ci vivono. Allora, se le case quelle sono, come fai a pensare che questa città aumenti il suo numero di abitanti? È impossibile, non può aumentarli, può solo diminuire, può solo diminuirle. Perché? Perché altrove invece c'è ancora spazio per costruire, è normale. Se voi andate a Miami, vedete che Miami si sta costruendo in maniera pazzesca. Troverete tantissimi grattacieli in costruzione nella zona di downtown, di Brickell. Quindi il fatto che le metropoli ormai non tendano più a crescere,
nessuna metropoli americana tende a crescere, perché tu non hai più spazio. Onestamente non hai più spazio per crescere. Quindi come fai? Cosa fai? E allora, altrove c'è spazio e quindi la gente se ne va altrove. Ma non implica, come pensano alcuni, una crisi del mito di New York. No, il mito è forte, il mito non diminuisce. Più se ne parla male di New York, più il mito aumenta, anche perché quando parli di male di New York, no? E vivi magari a Los Angeles, no, diciamo vivi in Texas o vivi, che ne so, a Detroit, una città del Midwest, ti diranno sempre la stessa cosa. Ok, parli male di New York perché tu New York non te la puoi permettere. Detto questo, io se dovessi consigliare a uno di venire in America, io gli dico: senti amico bello, se vuoi vivere a New York, sappi che New York è New York, ma è difficile. Vai a Miami. Miami è una scelta molto più bella, secondo me è facile, ti metti a lavorare nei ristoranti anche là come qua, guadagni super giù lavorando nella ristorazione, ragazzi. O me a Miami guadagni quanto a New York, però paghi meno di affitto, c'è il mare. Oggettivamente, dal punto di vista ormai della nightlife, e questa è una cosa che non può essere negata, Miami ha superato New York. Quando vanno a fare i party, no? I bachelor party, ormai vanno tutti a Miami. Quindi magari ti diverti pure a 20 anni. Questo uomo mi getta sotto perché non sa guidare. Quindi andate a Miami, andate, che ne so, ovunque. Pure Los Angeles è bella, però ripeto, il limite di Los Angeles è sempre quello che ci siamo detti. È una città vibrante, ma è a misura di auto, non è a misura d'uomo. New York è a misura di pedone. Può essere un paradosso se ci pensate, perché è una città poi pazzesca, no? Dove tu vedi sempre auto, taxi, la gente che va di fretta, però è in questo caos, questa è una città fatta di quartieri a misura d'uomo. Io che vivo a New York, vabbè che sono centrale, la macchina non la prendo quasi mai e sto benissimo, ragazzi, sto veramente bene. Vabbè amici, vi aspetto a New York, veniteci a trovare. Un abbraccio a tutti, ciao.